si conclude il ciclo dantesco organizzato da Convivio in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante. In particolare in questa serata cercheremo di capire più a fondo la figura di Brunetto Latini, il maestro di Dante, che nel quindicesimo canto dell'Inferno assurge a figura del magister, assurge cioè a figura di colui che insegna l'allievo come l'uom s'eterna. Ad aiutarci a capire la figura di Brunetto nella commedia, aiutarci a capire il Dante filosofo, questa sera ci sono la professoressa Roberta De Monticelli, professoressa emerita presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, che ringrazio in modo particolare questa sera per la sua presenza, perché purtroppo recentemente ha avuto alcuni problemi di salute rispetto ai quali le auguriamo una pronta guarigione. E il dottor Filippo Moretti, dottore di ricerca presso la medesima università e la facoltà teologica di Lugano. Inoltre questa sera vorrei ringraziare tutte le persone senza le quali questo evento, questo ciclo più in generale, non sarebbero stati possibili. Innanzitutto il magnifico rettore Don Alberto Lolli, ci ha ospitati nella prestigiosa e bellissima cornice del collegio, il professor Giampaolo Azzoni, prorettore vicario dell'Università degli Studi di Pavia, che anche questa sera con la sua presenza ci testimonia la vicinanza dell'università a Convivio e suoi incontri, e l'assessore alla cultura Mariangela Singali Calisti, che ha fortemente voluto che questo ciclo venisse inserito all'interno del ciclo cittadino La città come palcoscenico. E ovviamente ringrazio tutti coloro che, quanto amici di Convivio, ci hanno aiutato a organizzare questi incontri. Buonasera a tutti, la mia è solamente una parola di gratitudine per questo ciclo di incontri, l'avevo espressa all'inizio del ciclo, mi fa piacere farlo adesso al termine di questo ciclo, di questo anno speciale, perché sono l'anno ovviamente il 1321 di Dante, ma lo ricordavo la scorsa volta, sono anche i 660 anni dell'Università di Pavia e i 460 anni del Collegio Borromeo. Lo dico perché fa una certa impressione pensare che pur essendo l'Università di Pavia non la più antica università italiana, né tra le più antiche università d'Europa, però effettivamente erano trascorsi solo 40 anni dalla morte di Dante quando l'Università di Pavia è stata costituita, e fa una certa impressione che da lì a 200 anni dopo è sorto il Collegio Borromeo. Quindi il Collegio Borromeo è sorto esattamente 240 anni dopo la morte di Dante. Questo colpisce per la continuità di queste istituzioni che noi in questo momento abitiamo. Quindi un ringraziamento pertanto speciale da parte dell'Università di Pavia all'Almo Collegio Borromeo per aver organizzato insieme all'Associazione Convivio questi quattro incontri su Dante. Un ringraziamento speciale al dottor Filippo Moretti, che dell'Associazione Convivio è stato ideatore, continua ad essere anima, insieme tra l'altro a vari giovani, numerose intelligenze, come chi mi ha preceduto ben rappresenta. Questo ciclo di incontri, l'abbiamo capito, si caratterizza anche per l'oggetto, un oggetto che in qualche modo vuole sottrarre Dante all'acribia filologica degli italianisti e vederlo, tra l'altro necessaria, e vederlo invece in un contesto multidisciplinare che interroga la filosofia e le altre scienze dell'uomo. Ma si segnala anche per i relatori di grande qualità. Questa sera insieme al dottor Moretti abbiamo la professoressa De Monticelli, che non è certo la prima volta che presento proprio in questo collegio, sono andato a vedere ad esempio esattamente 20 anni fa, quindi eravamo qua 20 anni fa, il 19 novembre del 2001, proprio nella sala accanto, nella sala bianca, presentavo un ciclo di seminari della professoressa Monticelli dedicata a fenomenologia delle passioni, e non era il primo incontro borromaico della professoressa Monticelli, ne avevamo avuto anche uno qualche mese prima. Quindi mi fa piacere che veramente
a distanza di 20 anni, quindi ci sono dei lunghi periodi nella storia dell'istituzione, ma anche nella nostra vita, sia qua in Collegio Borromeo, una persona di così grande sensibilità. Io invito a leggere i libri della professoressa De Monticelli, anche perché veramente potete trovare il libro che fa per voi, in quanto la professoressa De Monticelli ha più anime, quindi è filosofa, ma è poetessa, ma è fine letterata, e quindi ha una copiosissima biografia. Mi invito anche da stasera magari a prendere in mano un libro della professoressa De Monticelli, che ringrazio nuovamente per essere qui, e ringrazio nuovamente Convivio e tutti voi che siete qua stasera per onorare Dante. Grazie. Fatemelo dire prima di iniziare, veramente un grande grazie anche da parte del rettore alla professoressa De Monticelli, che è qui con noi dopo anche varie peripezie di questi giorni e anche, diciamo, non in condizioni ottimali fisiche, e nonostante questo è riuscita, ha voluto venire qui con noi. Stasera si parla di maestri, come chissà del San Raffaele non solo, è così, direi, siamo davanti a un maestro, quindi io chiederei così un applauso iniziale come ringraziamento per questa sua presenza. Detto questo, io entrerei nel vivo del nostro dialogo. Io direi che quello di cui parleremo stasera è di fatto una storia all'insegna dell'Eterno. È una storia all'insegna dell'Eterno per due ragioni che cercherò brevemente di dire. E Dante, quando incontra il suo maestro, Brunetto Latini, prima Alessandro lo diceva, il suo maestro di retorica a Firenze, nel quindicesimo dell'Inferno, non incontra solo il suo maestro, ma incontra il maestro, il magister. Perché Dante questo fa con Brunetto, lo eleva a maestro Prasalas, il maestro nei secoli a venire. Eternizza Brunetto e fa di Brunetto veramente il maestro a cui anche noi oggi dovremmo guardare per Dante, per capire noi come essere e diventare maestri. Quindi veramente una storia all'insegna dell'Eterno, di questo uomo diventato eterno grazie a Dante, che fu Brunetto Latini. Ma una storia all'insegna dell'Eterno anche per un'altra ragione. Entriamo veramente nel vivo della nostra conversazione di stasera. Perché si tratta in fondo di capire perché Brunetto fu così importante per Dante. Lo fu perché appunto fu il magister. Ma che cosa significa essere magister? E perché proprio Brunetto il magister per antonomasia? Ecco, per Dante, e poi lo spiegherò, il magister è colui il quale veramente magis, cioè fa crescere il discepolo. È colui il quale in definitiva fa del discepolo un qualcosa di nuovo, educandolo, non istruendolo. Cioè il maestro non mette informazioni nel discepolo, non istruisce, ma educa. Cioè vede delle potenzialità nel discepolo e tira fuori quelle potenzialità, facendo maturare il discepolo, rendendolo magis, grande. Il maestro, educando il discepolo, a che cosa? Beh, a pensare, ma anche al ben agire, al ben fare, dice Dante, gli dà una vita nuova, lo rinnova. Vita nuova, gli dà una nuova nascita, lo fa rinascere. Il maestro educa il discepolo al pensiero e all'azione, alla buona azione, e così facendo lo rende nuovo. È come se rinascesse il discepolo, è come se grazie al maestro iniziasse una nuova vita. Questo fece Brunetto con Dante. E vediamo, Dante è così legato a Brunetto che non ha torto, alcuni hanno detto, quello l'incontro più amorevole dell'intera commedia. E così lo ricorda dicendo che Brunetto insegnava Dante nel mondo ad ora come l'uomo s'eterna, si fa eterno. Ecco, Dante vede Brunetto e gli dice tu sei il maestro perché tu insegni come l'uomo si fa eterno. Ma cosa significa? In che senso lui lo rende grande, il maestro rende grande il discepolo, lo fa ben pensare, ben agire, veramente insegnando a lui l'eterno, ad eternarsi. Io direi questo, cioè Brunetto era un uomo coltissimo, raffinatissimo a Firenze e aveva una grande passione, quella per il classico. Amava ovviamente Aristotele, l'etica Nicomaco, non solo Cicerone.
E Brunetto amava i classici perché sapeva che solo partendo a pensare dal classico puoi pensare veramente alla tua età, la tua età. Il classico è in fondo il pensiero senza fine che sempre dura, il pensiero eterno che rimane. E il classico è il pensiero di chi ha pensato l'umano dando una sorta di parola definitiva da cui noi per pensare il nuovo dobbiamo partire. E questo insegnò Brunetto a Dante, il classico, il pensiero eterno che non tramonta, da cui Dante doveva partire per pensare la sua età. E quindi lo fece entrare nel pensiero eterno, il pensiero dei classici. Ma di più, Brunetto insegnò a Dante che l'uomo consiste, cioè è vivo, se solo se si ordina interiormente. E cioè se fa quello sforzo delicatissimo che è lo sforzo della crescita retaica, virtuosa. Brunetto, no, nel tesoretto, incontra a un certo punto la virtù e dice: ma l'uomo non è uomo, cioè non consiste, non è felice se non ha prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, larghezza, cortesia, lealtà, prudezza. Solo così tu ti ripulisci, consisti, cioè stai, sei nella pienezza del tuo essere e sei, diciamo, beato, felice. Ma non solo, non basta l'ordine interiore, della città interiore. Brunetto, uomo anche di istituzioni a Firenze, insegna Dante una cosa ulteriore, che quell'ordine interiore devi farlo anche esteriore a te. Cioè devi educare le tue relazioni, formare le relazioni nella città, fare ordine nella città, essere un vero, diciamo, politico. Uomo della polis, della civitas, uomo politico. Brunetto questo gli insegnò, la cultura del classico, la virtù e l'azione politica. Mi stupisce perché una cosa che non ho trovato nei commentatori, ma la voglio dire, è questa. L'anno scorso la professoressa di Monticello, alla settimana di studi danteschi a Palermo, diceva una cosa in più. Io ho fatto questo sforzo di vedere ciò che lei ha aggiunto di nuovo ai commentatori danteschi perché mi sembravano provocazioni interessanti. E lei l'anno scorso ha detto: beh, ma in fondo Brunetto gli ha insegnato anche a pensare. E qui ci sono gli studi occamisti della professoressa, l'amor del vero. E lei diceva: ma in fondo che cos'è pensare il vero, l'amor del vero, la ricerca del vero? È pensare così come stiano le cose, lei direbbe ossilianamente pensare i vincoli. E quindi capire le forme delle cose, su che cosa le cose si reggano, la verità ultima su cui il mondo consiste. E che cos'è questo se non ciò che è eterno? La struttura che rimane, la struttura che sta. Brunetto insegnò a Dante questo, in fondo, l'amore del vero, cioè di cercare ciò che sta e su cui il resto sta. Tutto questo insegnò Dante a Brunetto. E il suo insegnamento fu questo: se tu, Dante, ti abbeveri del classico, fai ordine virtuosamente in te, sei un buon uomo politico e veramente vai alla ricerca del vero, beh, sarai un individuo straordinario. Ed ecco il tuo essere eterno. La tua memoria durerà nella memoria degli altri a venire, perché di questo uomo straordinario, così compiuto, così consistente, ci sarà ricordo e a lui guarderanno per consistere gli altri uomini. E gli insegnò come l'uomo si fa eterno, cioè come si rende pieno e dura nella memoria di quelli a venire. E qui lancio una provocazione, così entriamo nel vivo poi del dialogo. Io credo che in Dante la cosa sia leggermente diversa, nel senso che io mi sono posto la domanda: ma per Dante è esattamente così come per Brunetto, cioè il maestro è quello che ho detto, o c'è qualcosa di più, o perlomeno anche di meno? Io credo che in Dante una cosa sia diversa, e partirei da Convivio, che abbiamo così a lungo meditato, tanto è vero che è diventato il nome della nostra associazione, e ora si capirà perché. Perché nel Convivio Dante racconta i saperi e associa, per chi è presente, i cieli ai saperi. E il buon maestro deve insegnarti i saperi con cui, sapendo, sai, vivi nel mondo. E quali sono? Beh, è evidente, la grammatica, la parola, ma non basta. La parola la devi usare per pensare, quindi la logica, il buon pensiero, ma devi esprimere e quindi devi avere la retorica, l'aritmetica, la geometria, perché devi conoscere come è fatto il mondo, il trigono, il quadrigno, cioè poi ovviamente l'astronomia, l'astrologia, il mondo sopra di noi, e infine la musica, l'armonia. Ma il buon maestro insegna anche ciò che è proprio del cielo delle stelle fisse, e cioè la fisica e la metafisica. Il buon maestro ti insegna a parlare, a conoscere le cose, la fisica, gli enti del mondo, ma il buon maestro, dice Dante, sfonda il mondo e va verso l'eterno, perché cerca la causa delle cose fisiche,
la causa della fisica, la metafisica, e quindi la causa degli essenti, e arriva alle sostanze semplici, gli angeli, quant'altro, motori dei cieli, semplicissime, Dio. Il buon maestro ti porta dalla parola, con la ragione, nella ragione, a cogliere gli enti fisici fino alla loro causa, a Dio. Ma non basta, perché l'ultimo cielo, il primo mobile cristallino, il più alto, il più nobile, e beh, è quello dell'etica. E perché Dante lì è d'accordo con Brunetto, il maestro insegna sia la virtù a consistere, sia l'azione politica nella civitas, e quindi l'essere politico veramente. E quindi fino a qui diremmo in sintonia con Brunetto, il maestro ti educa agli enti, alla parola, alle cause degli enti, con la ragione, alla virtù e alla politica. Ma attenzione, Virgilio, lo dico così, non basta, perché nella commedia, ce ne parlava la professoressa Fusini la settimana scorsa, e beh, arriva Beatrice, Auerbach è figura. È figura di che cosa? Poi so che la professoressa in serve una nuova interpretazione su Beatrice per noi, ma è figura così, insomma, come è ricostruito per lo più, della fede. È il vero maestro quello, cioè che compie ciò che il maestro ha lasciato indietro Virgilio. Tu, dice Dante, non consisti se sei virtuoso, un uomo politico, se parli bene, conosci gli enti, se conosci le cause con l'intelligenza prima. Per Dante questo non basta ancora. Tu consisti se ti fai eterno. Tema profondamente agostiniano. E la fede è quello, tramite la rivelazione, ti dà a disposizione quell'eterno che sì la ragione ti fa scorgere, ma che non ti fa toccare. E allora la fede ti conduce all'eterno. Qui poi cede il passo a Bernardo, Beatrice, che è, non basta la fede che ti dia l'Eterno, ma devi farlo tu e gustarlo. E Bernardo è la contemplazione che te lo fa gustare quell'Eterno, toccare, vedere, fare un'esperienza trasformante. Per Dante il vero maestro è la ragione, Virgilio, che ti fa conoscere quaggiù, ma è Simul, la fede, che ti disvela l'Eterno. Ma è Simon Bernardo che te lo fa gustare l'Eterno. Cioè il vero maestro è quello che fa trasumanare, cioè ti porta dentro l'Eterno. Allora capite, in Brunetto è tutto un discorso dell'eternarsi, per me, orizzontale. Brunetto insegna al discepolo a essere straordinario qui in terra perché la sua memoria sia eterna. Per Dante il maestro insegna al discepolo a sfondare, direi, il cielo e a entrare in Dio nell'Eterno. Tutto verticale, invece, il maestro di Dante. Ma, e qui poi chiudo, c'è un punto di contatto tra i due, nonostante, a mio avviso, i maestri abbiano due direzioni diverse. E in un certo senso, per esempio, Renan disse Brunetto è più moderno di Dante, perché Renan può aver ragione o meno, ma comunque in Brunetto è tutto orizzontale il percorso, non verticale come in Dante. Ecco, un punto di contatto credo ci sia, che è poi la ragione del nostro incontro di oggi, direi la spendibilità contemporanea di tutta questa riflessione, che è quello che la professoressa di Monticelli metteva in luce in un suo articolo di qualche anno fa, in una riflessione su Medusa. E riprendo cose che ha detto lei, quindi adesso sono semplice eco-imitazione. E diceva una cosa interessante, cioè che l'incontro di fatto più drammatico della commedia intera, beh, non è l'incontro con Satana, dove comunque se la cava, ma è l'incontro nel nono dell'inferno, che poi non l'avesse presente direi può andarlo a rivedere, con Medusa. La scena è semplice, cioè siamo sotto Dite, le porte di Dite sono chiuse, i demoni le hanno serrate, Dante è lì che deve entrare per proseguire il viaggio, Virgilio la ragione, appunto, il maestro terreno non basta. Perché loro si oppongono, le porte rimangono chiuse. E allora bisogna aspettare l'angelo che arrivi con la sua larghetta, così dice Dante, a sfondare quell'immensa e robusta porta di ferro per far sì, la grazia all'angelo, che Dante possa proseguire. Ma mentre Virgilio e Dante sono lì sotto quelle mura, aspettando l'angelo che arrivi con la larghetta, dall'alto spuntano tre figure terribili, terrificanti, le furie. Simbolo del male nel pensiero, nella parola e nell'azione, e invocano un'altra figura ancora più terribile, che è Medusa, che venisse, lo guardasse, lo pietrificasse. Lì finirebbe il viaggio di Dante. Tanto è vero che Virgilio, il maestro, dice all'allievo: se tu lo vedessi, Medusa,
Nulla sarebbe di tornar mai suso. Finirebbe tutto qui, saresti pietrificato. E Dante, quasi dandoci una sfida, e qui abbiamo fatto un incontro per accogliere questa sfida, ci dice: o voi che avete gli intelletti sani, e mirate la dottrina che si nasconde sotto il velame dei diversi strani. Cioè, cosa sto dicendo? Capite di che cos'è figura questo incontro con Medusa? E la professoressa, secondo me, ha buon ragione, dice: beh, Medusa pietrifica. E che cosa significa pietrificare? Perché le furie sono sì il male, ma appunto è il male nelle sue forme che si sa come male, che si sceglie come male. Medusa pietrifica, cioè rende impossibile la scelta tra il bene e il male. È quella cieca indifferenza che rende impossibile il discernimento tra il vero e il falso, e quindi poi tra il bene e il male. E quindi se Medusa pietrifica e Dante non può più discernere, come fa a liberarsi, a purgarsi, a consistere, togliersi il vizio, prendere la virtù, salire e consistere in Dio? Il viaggio finirebbe se Medusa gli togliesse lo ben dell'intelletto, cioè la possibilità di scegliere tra il bene e il male, di scegliere tra il vero e il falso. Io direi il vero maestro, e questo è quello che accomuna Dante e Brunetto, cioè comunque poi vogliamo dirlo, che il maestro conduca all'eternità in giù o all'eternità in su. Il vero maestro è quello che ha una vocazione, cioè sente questa cosa dentro, la sa perché la vive, è quello che vince l'indifferenza del discepolo, è quello che spezza Medusa, spezza l'indifferenza e lo costringe a pensare, a scegliere, a discernere tra il vero e il falso, lo costringe ad agire, a scegliere tra il bene e il male. Il maestro è quello che spezza l'indifferenza dell'altro e lo educa al pensiero e all'azione. Così l'individuo cresce, sa cosa è bene, cosa è male, cosa è giusto e sbagliato, e quindi può scegliere. E quindi scegliere se dannarsi o consistere, avrebbe detto il nostro buon Ficino. E tuttavia lì sceglie, ma per scegliere deve discernere. Per discernere non può essere indifferente. E allora il vero maestro ti fa crescere, in questo senso ti dà una nuova nascita, nel senso che quando ti insegna a pensare bene, ad agire bene, le due cose devono andare insieme, non è out-out, devono andare insieme, pensare bene, agire bene. Quando ti dà questo, allora il maestro ti salva dall'abisso dell'indifferenza, dell'ignoranza, di una vita non riuscita, e ti dà la possibilità di far sì che la tua vita sia riuscita. E allora la conclusione è un appello. Io direi: a Milano ho trovato dei maestri, quindi ringrazio per questa fortuna. Spero che l'università continui a coltivare queste figure che veramente con la loro vocazione, perché non si forma, ma è una vocazione, sappiano vincere l'indifferenza nelle persone e educarti alla scelta tra il vero e il falso, il bene e il male, e quindi a ben pensare e a veramente agire. Chissà se Dante sarebbe stato d'accordo. Allora, anzitutto si sente, no, forse devo fare così. È così, eh? Si sente? Vabbè. Anzitutto, grazie a voi di essere qui, grazie a professor Azzoni, grazie anche a Filippo per questa bellissima, diciamo, parte della conversazione, e sono molto felice perché su alcuni punti mi ci posso agganciare diversamente, siamo molto d'accordo, su altri, se Dio vuole, no, così ci sarà un minimo di, spero, insomma, differenze e quindi discussione, chissà. Anzitutto premetto che io in verità sono felice di essere qua e molto semplicemente sono andata a sbattere, ho avuto un piccolo incidente automobilistico e questo fa sì che, a differenza di Medusa, non impietrisco nessuno, ma sono io stessa impietrita da una specie di pietra. E quindi il problema casomai è che sono forse un po' suonata, ma per il resto va benissimo. Quindi mi tollererete se svario, ma ho preferito comunque essere qua, sia pure col mio ex occhio nero. E quindi entro subito in materia e con una dedica, nel senso che sì, diciamo, è vero, no? Questa conversazione verte in fondo sul senso dell'insegnamento. Io sono da pochissimo andato in pensione e quindi, cioè, anche per me è una, in qualche modo, una riflessione
che ha un senso, diciamo così, una sorta di, anche di bilancio, per così dire. E come tale, però, questa riflessione è dedicata a un maestro nel senso più vero del termine. Secondo me, il maestro nel senso più vero del termine è uno che insegna a persone ancora più giovani di voi. E cioè, quello che davvero decide in qualche maniera, nel senso, se è un buon o cattivo maestro, in qualche modo influenza enormemente la vita delle persone, dei suoi allievi. Forse voi siete ancora abbastanza giovani per ricordarvene, e se avete avuto un'esperienza positiva o negativa, ecco, è il maestro, diciamo così, che da noi, diciamo, del secondario, insomma, no? Quel maestro che diciamo, si rivolge a chi? All'adolescente. Io credo che la vita nuova altro non sia che l'adolescenza, in definitiva. E il dono che un maestro può fare, di quelli che appunto risvegliano, come diceva giustamente Filippo, è che questa vita nuova, che è il bivio dell'adolescenza, chi sono, cosa faccio di me stesso, cosa farò, il risveglio a sé oltre che al mondo, no? La seconda nascita, la nascita al mondo, al sociale, ma quindi anche a se stesso, diciamo non sia una tanto, ma anzitutto sia, cosa che è già meglio che niente, e in secondo luogo possa in qualche modo diciamo riprodursi sempre come Socrate in definitiva rimase in un certo senso giovane tutta la vita, perché sempre di nuovo pronto a rimettere in questione ogni certezza, e così Socrate, l'emblema della ricerca e anche l'emblema della giovinezza, non c'è niente di più simile in qualche modo alla vita che si rinnova costantemente che la ricerca, che precisamente è statutariamente in qualche modo legata a una costante rimessa in questione del già dato, è una costante scoperta o ricerca in qualche modo dell'ignoto, no? Ecco perché i miei due riferimenti danteschi sono due grandi maestri di Dante, uno reale e l'altro immaginario, e cioè non solo Brunetto Latini ma anche Ulisse, e l'Ulisse, diciamo, del quindicesimo inferno. Mica male che Dante trovi gli altri due grandi maestri, diciamo, accanto a Virgilio, all'inferno, e nonostante questo restino grandi maestri. E dicevo che allora per questa riflessione sul senso di insegnamento la dedico appunto a quello che secondo me è stato uno dei grandissimi esemplari di maestro appunto di quell'età, no? Non l'accademico, ma colui che in qualche modo scrive nelle anime, non c'è Platone. Non so se l'avete sentito nominare, Pippo Lo Manto è stato il fondatore di una istituzione ormai che da 20 anni, insomma, è la settimana di studi danteschi di Palermo. E diciamo, non mi dilungo su questa bellissima festa dantesca che vedeva correre le scuole, insomma, tutta l'isola, e vedeva grandi voci discutere con ragazzi che improvvisavano magari anche piccole scene teatrali, musicali, eccetera. Pippo mi ha anche aperto la via alla conoscenza, purtroppo non c'è più, è morto prematuramente, giusto un anno prima dell'anno dantesco. Mi ha aperto la via della conoscenza a questo libro che lui stesso ha fatto ripubblicare, che è un libro di Francesco Perez, di cui parleremo in seguito, se mi resta un po' di tempo, perché in realtà non so se riuscirò a dire ciò per cui ho gli appunti. Ho davanti il computer perché volevo ovviamente leggere alcune terzine e non le so tutte a memoria. Però appunto estrarrò quello che resta un po' il tempo di dire, tentando di interagire un pochino con quello che ha detto Filippo. Allora, idealmente avevo diviso questa chiacchierata in 4 pezzi, e cioè la classe morta, che cosa trova il maestro quando comincia, e poi appunto il de magistro, e poi appunto questa divagazione su Dante, su Ulisse, e finalmente le conclusioni, ma non so se riuscirò a toccare tutti i punti. In ogni caso,
La classe morta. La classe morta è il titolo di uno spettacolo meraviglioso che Tadeusz Kantor, grande regista polacco, portò in giro per l'Europa negli anni 70. Pensate come sono vecchia, perché è efficiente a vederlo a non così poi, insomma, giovane. Ma... ecco, la classe morta. Che cos'è la classe morta? In qualche modo, diciamo... Si può prendere come simbolo di una situazione che non è soltanto evidentemente quella scolastica attuale italiana. Ahimè, sappiamo che la nostra scuola vive un terribile momento di declino dovuto a tante ragioni, non ultimo diciamo alla non grandissima brillantezza della maggior parte dei ministri che l'hanno governata in questi ultimi decenni, ventenni, trentenni. Ma più in generale la classe morta è quella condizione che a me sembra in qualche maniera comune oggi alla gioventù europea tutta e forse a quelli italiani in particolare, che è la condizione che ho chiamato della disperanza, no? Non la disperazione, che in definitiva è sempre qualcosa come diciamo il sentimento di un fallimento personale quindi è posto di fronte a un serio out di carattere fondamentalmente come dire appunto disperato. No, la disperanza, l'ho chiamata così, ha questa caratteristica fondamentalmente di perdita di speranza, di fiducia, quindi di costruttività e di impegno, eccetera, nel futuro, no? È un po' il futuro rubato, è un po' il senso del venir meno, del valore stesso dell'impegno, in qualche modo il non trovare poi per i propri studi la giusta collocazione o il senso del lavoro per chi ce l'ha, o la sua assenza per chi non ce l'ha, ma c'è qualcosa di più, c'è anche la perdita di fiducia in quella capacità di rinnovarci e rinnovare le nostre istituzioni, di cui naturalmente vive una democrazia. Pensate appunto alle ultime elezioni comunali con un tasso di partecipazione veramente molto ridotto, no? Ecco. Quindi, ecco, io da questo volevo un po' partire. È chiaro, la tonalità la tonalità affettiva, la tonalità estetica e cinestetica, per così dire, della Divina Commedia, dell'entrata dell'inferno è un po' questo, no? La Divina Commedia serve a un pensatore, come sempre la grande poesia, a far cosa? A far sentire, diciamo, anche il pensiero, no? Come dire, serve come tutto ciò che mette davanti agli occhi e anche però davanti a tutti i sensi, ti fa pensare con tutto il corpo e con tutta l'anima, no? Recitate nella vostra mente le prime tre terzine della commedia, vedrete che subito la nota dominante, no? La selva oscura, c'è subito questo contrasto fra il buio e la luce, fra l'oscurità e la luce, fra appunto la direzione, è una direzione di smarrimento, la retta via smarrita, si sente subito questo senso di angustia che si contrappone invece al respiro, eccetera. E questa è la tonalità affettiva d'entrata. Qui passiamo direttamente alla quarta strofa e dice Dante: io non so ben ridir com'io v'entrai, tant'era pien di sonno a quel punto, che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle, che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Ecco, qui c'è subito, immediatamente all'entrata quasi, un attimo, per un attimo si rallenta proprio l'angoscia dell'incipit, c'è un attimo di respiro, un attimo di luce, no? Di altezza, come.
prima, no? Un attimo solo, ma è importantissimo, lo dico adesso perché ci ritorneremo alla fine, no? Così l'animo mio, che ancora fuggiva, si volse a retro a rimirarlo passo, che non lasciò già mai persona viva. Sembra che già tutto sia alle spalle, siamo solo alla quarta terzina. Cioè, per un attimo, no, sembra che il rischio mortale sia già alle spalle, sembra che di aver già superato questo passo. E non è così. A quel punto si parano davanti le famose tre fiere, la lonza, il leone e la lupa, e qui arriva il verso che dà veramente la tonalità, il verso legiferante, come avrebbe detto Mario Luzzi. Lo leggo, è quello finale. Ed una lupa che di tutte brame sembrava carca nella sua magrezza e molte genti fe già viver trame, questa mi porse tanto di gravezza che la paura che uscia di sua vista, con la paura che uscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza. Questa è la speranza. Io perdei la speranza dell'altezza. Che non dice niente, dice tutto, no? Dice che cos'è appunto questa perdita improvvisa di speranza, che è la perdita dell'alto, che è la perdita di tutta intera la dimensione del respiro, dell'idealità, del futuro, no? E così, e questa è l'ultima notazione cinestetica, per così dire, appena perduta la speranza dell'altezza, cosa fa il pellegrino? Rovina in basso loco. No? Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio pare a fiocco. Ecco subito l'incontro con Virginio. Saltiamo il canto secondo, che è la spiegazione, no? Perché Virgilio è lì, chi l'ha mandato, eccetera, eccetera. E arriviamo al terzo, la città dolente, no? Famosi versi, per me si va nella città dolente, per me si... eccetera, eccetera. E qui allora tutto il, come dire, qui c'è veramente una tale diffusione di note proprio affettivo-estetico-musicali, no? Che danno il tono, diciamo, della cantica, o perlomeno di una grande parte della cantica. L'onda buia, l'aere senza stelle, l'aura senza tempo tinta, no? Come l'arena quando turbo spira, tutto color di topo, tutta questa indistinguibilità, tutto questo. E questo che cos'è? Il cosiddetto antinferno, no? Dove incontriamo i cosiddetti ignavi, che Virgilio, come ben sapete, chiama invece questi sciaurati che mai non fur vivi. Ecco, la classe morta è qui. Cioè, diciamo, non sono solo i cosiddetti ignavi. In realtà io credo che qui questi sciaurati che mai non fur vivi manifestino una fenomenologia che in parte è quella di tutto l'inferno. In parte. Allora, andiamo per gradi. La prima cosa che colpisce Dante è quanti sono. Sono tantissimi. E vanno tutti dietro un'insegna che gira rapidissima, no? Come in un circuito senza fine e senza senso, no? Che io non avrei creduto che morte tanta l'avesse disfatta, eccetera. Ecco, io questi sciaurati che mai non fur vivi non li interpreto tanto come coloro che non ebbero il coraggio di decidere di porsi dall'uno o dall'altra parte, nemici a Dio e gli nemici suoi. Io li vedo soprattutto questi sciaurati come, ecco, la classe morta, tutti noi, o meglio la parte migliore, la più giovane di noi, tutti i non fioriti, che sono massa sterminata, che sono i più, che sono fuori da questo luogo privilegiato e che forse non fioriranno mai. Questo è un po' il tema di una mancata fioritura, di cui porta responsabilità in grande parte proprio la figura del maestro, di quel poco di istruzione che la maggior parte dei giovani mortali può avere su questa terra, no? E per questo ho parlato di una responsabilità enorme, no? Questi sciaurati sono tutti quelli che non hanno avuto la chance di affrontare quella vera e propria rivoluzione antropologica, per così dire, che è in qualche modo... di per sé non è necessaria alla sopravvivenza della razza umana, no? La maggior parte, ancora, nonostante tutto, delle società su questa terra, o se non la maggior parte, una grande parte,
sopravvive senza questo, senza cioè quella sorta di, noi la chiamiamo, diciamo, la maturità o la vera e propria maturazione alla vita autonoma, a una autonomia che non è soltanto morale, civile, politica, ma è anche esistenziale, no? Ricordate come si chiude la, il saluto che Virgilio dà a Dante alla fine del Purgatorio, alla fine del Purgatorio, quando lo incensa ormai, no? Lo tuo piacere ormai prendi per guida, libero, dritto e sano il tuo arbitrio e fallo fora, non fare a suo senno, Dio te sovra te corono e vitrio, no? Questo, ecco, è in definitiva raggiungere questa, fra virgolette, maturità, altro non è che, insomma, il far raggiungere ai suoi allievi questa, aiutarli, aiutare, non impedire quantomeno che la raggiungano, è il compito del magister, del maestro, anche del piccolo maestro, del maestro di humanitas, oppure di humanities all'inglese, che poi vuol dire la stessa cosa. Perché, appunto, perché è questo, diciamo, è questa la via del risveglio. Come vedremo, è la via, in qualche modo, del conoscere i modelli di vita. Qual è il primo grande repertorio delle vite possibili? Che secondo me è la fucina di tutti i romanzi, cioè di tutti i percorsi di conoscenza e di cognizione di quale potrebbe essere la mia vita possibile, di chi io voglia essere, di chi io voglia diventare, cioè quel percorso davvero di sperimentazione quasi dei mondi possibili prima di entrare in un mondo reale, che è la parte più bella della formazione adolescente, insomma, in humanities, no? Ecco, io credo che il prototipo, no, di quelli che poi sono, appunto, della grande letteratura, la tragedia e la commedia antica, ma poi, appunto, il grande teatro moderno, Shakespeare, il romanzo 7-8 novecentesco, e fino, insomma, a oggi, qual è il grande repertorio dei modelli di vite possibili? Io credo che lo troviamo in Platone, lo troviamo nel mito di Er, no? Troviamo nel mito di Er dove noi assistiamo, no? Al destino di coloro che prima di nascere scelgono la loro vita, no? Non è un grande repertorio che poi la letteratura di tutti i secoli non farà che tutto sommato variare su questo tema, no? Ma questa è solo una sorta di divagazione su cosa vuol dire poi il maestro di humanities o di humanitas, no? Ecco, diciamo che tornando alla fenomenologia degli sciaurati del terzo dell'inferno, ecco, Dante ne ha effettivamente poca pietà, no? Vi ricordate cosa ne dice? Questi non hanno speranza di morte e la loro cieca vita è tanto bassa che invidiosi sono d'ogni altra sorte. E quindi se noi seguiamo questa fenomenologia, vediamo cos'è la loro dannazione più tremenda, è quella di non essere né vivi né morti. Questi sciaurati che mai non fur vivi, questi non fioriti, non sono vivi ma non hanno neppure speranza di morte completa. Siamo nell'antinferno, d'accordo? Però che questa sia la più terribile delle condizioni umane, lo sappiamo dalla fine stessa del viaggio all'inferno, no? Perché là dove, diciamo, Dante passa in quel buco nero terribile, no? Che è letteralmente, insomma, come dire, il fondo del corpo di Lucifero, per poi risalire a vedere le stelle, e lì dice, no, io non morii e non rimasi vivo, passa da questo momento, che è poi del resto anche il tema della pietrificazione, se vogliamo, no? Quindi questo, ma poi sono insoddisfatti, no? Questi sono invidiosi di ogni altra sorte. L'insoddisfazione cos'è? Secondo me è
è l'inquietudine andata male, è Filippo Agostiniano, no? L'inquietudo agostiniana è in definitiva questa sorta di desiderio d'essere che è anche il sentire, diciamo, la creaturalità, la finitudine, quindi la non mai soddisfazione della propria di ciò che si ha, è un desiderio che è sempre ad ulteriore spines minima impedita progressio, no? Diceva Leibniz, no? Per questo di più. Ecco, però l'inquietudo è in qualche modo caratterizza insomma la ricerca come tale. L'insoddisfazione è l'inquietudine andata male, come dire, è questa ripetitività, è questo bisogno che si ripete con la stessa feroce ripetitività che hanno appunto i bisogni vitali e corporei. L'insoddisfazione è la più potente e costante, se vogliamo, fonte di infelicità pubblica e privata, no? Si potrebbe appunto definire come ho detto, ma sostanzialmente è una cattiva infinità, è una irrequietezza che non ha neanche la valenza davvero dell'inquietudo, dell'inconsistenza, in cui si arriva a conoscere, a soffrire, ecco, la propria inconsistenza. Questo invece, terzo tratto, la loro vita è bassa e cieca. Bassa e cieca, e qui la cecità è questo tratto appunto di ignorare e ignorarsi, la cecità. Mancanza, diciamo, di esercizio di intelletto, notate bene, di intelletto e non di ragione, cioè nella terminologia scolastica è di intelligenza di visione, per questo sono ciechi, no? Non sentono e non vedono intuitivamente il loro essere, le loro carenze, eccetera. Sono anche ciechi rispetto al fatto di non sapere, no? Non sono come Socrate, che almeno sa di non sapere. Ecco, e quindi se noi vediamo che cosa, cioè, mettiamo, diciamo, in confronto questa condizione, vediamo appunto la vita morta che è una vita sonnambulica in un certo modo, cieca, insoddisfatta, dominata da una sorta di equazione a ripetere, e dall'altra parte la vita nuova, la veglia, il risveglio, l'intelligenza, nel senso proprio del vederci, e poi quindi l'inquietudine, certo, ma quindi in qualche senso anche la via per una qualche salvezza. E da entrambi i lati, no, abbiamo una condizione che in un certo senso è anche eterna, solo che dal lato negativo l'eternità è una specie di coazione a ripetere, una cattiva infinità nel tempo. E nell'altro invece la qualità del vivere, no? Odiernum tu eternitas, no? Diceva Agostino, un modo della vita che è piena, qui ed ora. Ecco, questo è ciò che chiamo il risveglio, no? Quel momento che appunto può riprodursi sempre di nuovo, diciamo, di esigenza di rinnovamento che parte però da un inizio di comprensione di se stessi, del proprio rapporto al mondo, di ciò che in qualche maniera si è, tra virgolette, chiamati ad essere, una sorta di comprensione vocazionale. Questo, in definitiva, che nella tradizione pedagogica che conosciamo il maestro deve fare, tirarsi indietro perché l'allievo conosca se stesso in questo senso forte. Qual è, diciamo, sì, tu dicevi la virtù, eccetera, ma non è una virtù così, così generale, no? È molto individuata quello che tu, tal dei tali, anzi tali chiamato per nome, puoi portare al mondo, e quindi quello che tu puoi anche capire del mondo, perché è in relazione a questo, fare e agire sono indubbiamente connessi, ma perché sono individuati in qualche maniera, e ciascuno ha una possibile fioritura che o è personale o non è, ed è per questo, e questo è il grande tema, diciamo così, individuale
nel senso proprio della metafisica dell'individualità, della grande tradizione, di cui peraltro l'inferno è una delle più meravigliose rappresentazioni, no? Non c'è nulla che sia generico all'inferno, no? Tutto è individuato al massimo, sia pure nella, come dire, nella sua negativa eternità, nella sua pietrificazione di fallimento, di non riuscita o di colpa, infrazione, peccato, eccetera. Ecco, e a questo punto veniamo al De Magistro. Appunto, la classe morta era questa. Il maestro è quello, come dire, che riesce in certi momenti a far sì che questo qualcosa nella mente, nell'anima dell'allievo avvenga, per cui si rompe il ciclo della bassa, cieca, morta e insoddisfatta ripetitività e si apre una speranza che deve coinvolgere il senso della propria dignità, del proprio valore, e del proprio valore in quanto chiamato a qualcosa, piccolo o grande, non ha importanza. Qui Dante, allora, Dante che incontra appunto Brunetto Latini, no? Ecco, lo incontra nel settimo cerchio dell'inferno, quindi nel canto quindicesimo, e si stupisce che debba patire questa pena. Questo settimo canto è quello in cui si purgano i sodomiti. E lui lo incontra e dice: ma voi qui, ser Brunetto? Perfino stupito. E fra l'altro c'è quel bellissimo verso, no? Perché questi sodomiti hanno questa pena che sfuggono a questo fuoco che li incendia e sono tutti cotti in viso, peggio di me, no? E Dante si avvicina dall'alto dell'argine chinando la mano alla sua faccia, come facendo una carezza su questa faccia bruciata, no? E molto commovente questo verso. E poi a un certo punto dice, no? A Brunetto: se fosse tutto pieno il mio dimando, se fosse esaudito il mio desiderio, risposi a lui, voi non sareste ancora dell'umana natura posto in bando. E qui dice: vabbè, d'accordo, non sareste ancora morto, ma anche vuol dire di più, no? Se era per me, non è che io vi avrei bandito, voi, l'umanista per eccellenza, dall'umana natura solo perché eravate omosessuali. Comunque, questa è un'interpretazione mia, naturalmente. I commenti dicono rigorosamente, no, dell'umana natura posta al bando sareste ancora vivo. A me sembra un pochino più forte. Che la mente me fitta e orma ancora la cara e buona immagine paterna di voi, quando nel mondo ad ora mi insegnavate come vostra eterna. Allora, qui appunto già Filippo ha suggerito un'idea, ma diciamo la maggior parte dei commenti, no, sta al un pochino al piattino, cioè dice, vabbè, come vostra eterna, cioè come acquista gloria, va bene, soprattutto letteraria, ma anche, vabbè, poi. Allora, io credo che questo sia sbagliato, perché a parte il fatto che Brunetto Latini diede, a quanto pare, da leggere a Dante la De Consolazione di Boezio, in cui c'è assolutamente un'invettiva contro la fortuna e quindi la fama, e quindi tutto ciò è precario. Invece io credo che mi insegnavate come l'uom s'eterna, ecco, io la prendo un po' da filosofo, io però credo che questo sia il mestiere proprio dell'insegnante di humanities o di humanitas, cioè colui che per mestiere insegna, io direi, a tradurre esperienze di realtà in esperienze di significato, cioè fatti contingenti in idee, in esempi di un significato. E io credo che sia tutto qui l'eternarsi. Beh, fenomenologicamente è tutto qui, certo. Ora io naturalmente mi espando un po', però credo che abbia un senso questo, no? Potremmo dire che eternarsi è trovare in ogni momento e in ogni punto della vita quotidiana il vano verso la sua idea. Questo è vivere così, è tutta un'altra vita che vivere soltanto negli accidenti, nelle circostanze, nelle contingenze, no? È una vita molto sensata. Ecco, appunto è qui che si potrebbe prendere come esempio il più grande prototipo del Liber Vitae,
o del Liber Vitarum, e cioè appunto il mito di Er. E infatti cosa dice Ser Brunetto a Dante, no? Se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto. Cioè gli dice appunto fidati, vai dietro alla tua stella. E ecco, il capitolo su Ulisse. Io secondo me sono già arrivata alla fine. Cosa mi lasciate? 5 minuti? No, di più. No, ma perché... Anche un quarto d'ora. Ma no, vedo che poi, se no, si fa tardi. Allora, rapidamente, perché Ulisse? Vabbè, ovviamente, perché è il canto della conoscenza, questo è evidente. E perché, diciamo, il coraggio senza fine di cominciare, appunto, di riprodurre quei versi che tutti sanno a memoria, questo è naturalmente il 26esimo, i versi della orazione picciola che Ulisse tiene ai suoi compagni per convincerli a partire, no? Per l'aperto, no? O frati, dissi che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Ecco, qui pensate a una cosa, effettivamente Ulisse, che in questo senso io percepisco come un maestro di Dante, sta esortando la compagnia dei suoi compagni, appunto, a un bene assoluto, se ci pensate, la conoscenza, i valori epistemici, sono quelli che nessuno mette in questione. Diciamo, per quanto possiamo discutere sui valori teologici, morali, estetici, sui valori epistemici siamo in generale tutti d'accordo. Quindi insegnare anche nel senso di risvegliare quella che Agostino chiamava l'allegria della mente, no? Quindi la fiducia e la speranza e l'entusiasmo che ci vuole per affrontare la fatica del cercare e del conoscere, quindi gli studi, insomma, no? Questa infusione di entusiasmo, il buon maestro, insomma, sa come si fa. I miei compagni feci io sì aguti con questa orazione picciola il cammino, che appena poscia li avrei ritenuti, e volta nostra poppa del mattino, dei reni facemmo aria, folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Ecco, sarebbe qui che interverrebbe il nostro Francesco Perez. Chi è Perez? È un uomo del Risorgimento, nasce nel 1812 e muore nel 92, è un uomo di grandi ideali, partecipa ai moti del 48, finisce in esilio, in prigione, combatte per l'unità e poi, costituito il Regno d'Italia, fu 2 volte ministro, no? Dei lavori pubblici prima e dell'istruzione poi, e credo che sia stato forse il miglior ministro dell'istruzione del, diciamo, Stato italiano, prima Regno e poi Repubblica. E fu dalla prima giovinezza un appassionato di Dante, oltre che di Foscolo. E qui cominciano le piccole divergenze. Lo si può capire, è un risorgimentale. Ora io non dico che sia, scusate, un mangiapreti, lo dico con grande, cioè, così, con coscienza agostiniana. Ecco, no, non è questo, è qualcosa di diverso. Cioè è uno che cerca, diciamo, nella commedia, un pensiero che sia anche umanistico nel senso proprio di morale civile e di istitutivo, direbbe Machiavelli, direbbe Kant, Repubblica non contrapposta al regno o all'impero, al contrario, no? Res pubblica, no? Lovanto aveva tenuto una bellissima lezione sul canto di Ulisse, riferendosi proprio a questo libro di Francesco Perez, La Beatrice Svelata. E allora veniamo subito, salto un po' perché avevo qualche verso su questo bellissimo
l'inizio, diciamo, l'entrata in questa settima bolgia, no? Se voi ci pensate, no, questa ottava bolgia dove loro trovano Ulisse e Diomede, no? Ma le bolge, come genialmente disse, mi pare che fosse uno dei grandi commentatori di, credo fosse Sermonti, no? Ma le bolge, come dire, è tutta in chiave basso, comico, grottesca, granghignola, sono tutti questi nomi, Dragonazzo, Farfarello, tutti i diavoli, il linguaggio si fa terribilmente, no, come dire, materiale, no? E faceva del culto trombetta e quell'altro con le unghie merdose, eccetera, scusate, ma cito Dante. È così. Ecco, invece, quando si entra in questa ottava bolgia, Sermonti aveva detto che appunto le male bolge si potrebbero leggere come un cabarettaccio, no? Un fame, un varietà di quelli più scurrili, no? Ecco, invece improvvisamente il linguaggio si alza quando loro entrano in questa ottava bolgia, no? Quante il villan che al poggio si riposa nel tempo che colui che il mondo schiara la faccia sua a noi ti è meno ascosa, come la mosca cede alla zanzara, vede lucciole giù per la vallea. Forse colà dove vendemmia e ara, di tante fiamme tutta risplendea l'ottava bolgia, siccome io accorsi, tosto che fui là, del fondo parea. Ecco, questa è una specie di, quasi una parodia di Pentecoste, no? Queste fiammelle, eccetera, eccetera. E lì, ecco, un'altra fortissima impronta cinestetica, no? Questo Dante che ha appena capito che una delle due fiamme è Ulisse, si mette a pregare disperatamente Virgilio di concedergli, diciamo, un colloquio con quest'uomo, con quest'anima. Se possono dentro da quelle faville parlar di sì, o maestro, assai te priego e ripriego che il priego vaglia mille, che non mi facci dell'attender niego finché la fiamma cornuta qui vegna, vedi che del disio per lei mi piego, no? Si piega tutto come la fiamma verso. E poi però c'è anche un'altra notazione che in qualche modo equivale a il velame dei versi strani, no? C'è questa cosa che lui dice, allor mi dolsi, parlando come fra se stesso o come riflessione, diciamo, a margine, no? E ora mi ridoglio quando drizzo la mente a ciò che io vidi, e più l'ongegno affreno che io non soglio, perché non corro che virtù non guidi, sì che se stella buona o miglior cosa m'ha dato il ben, che io stesso non mi vidi. Cioè, lui in questo momento dice, ma è come se percepisse, ecco, nella grande avventura dantesca, naturalmente qui questo Ulisse, nella grande avventura ulisside, ulissiana, questo Ulisse senza ritorno, voi sapete che la critica si è molto soffermata se fosse una tradizione, se Dante avesse già trovato quest'idea di un Ulisse che non torna altrove, probabilmente sì, ma non, secondo me non è questo il punto fondamentale. È vero che Ulisse senza ritorno, è vero che Dante non aveva accesso direttamente all'Odissea, è vero anche però che quello che conta è diciamo, come viene descritto questa avventura. E qui non c'è dubbio che Ulisse e Dante fanno da specchio l'uno all'altro e che se avessi il tempo per farlo verso dopo verso, voi vedreste che c'è un parallelismo assoluto fra i punti, i momenti del folle volo e proprio quel passo iniziale dove noi abbiamo visto Dante da un lato entrare nella selva oscura, quindi diciamo questo corrisponde a Gaeta, a Circe, alla vita imbestiata, eccetera, poi appunto lo smarrimento, la perdita, eccetera, e poi quel momento di apertura, di possibilità, il colle che si illumina, e qui diciamo l'idea di poter anche qui volare verso un'altezza o verso comunque un aperto, l'alto mare aperto di Ulisse, no? Un aperto. E poi invece il riprecipitare, no? E
Naturalmente il punto è che quello è l'inizio della commedia, quindi di questo percorso di conoscenza del bene e del male, che è esattamente quello che nella sua orazione picciola Ulisse chiede ai suoi di non voler rinunciare, no? A diventare degli vizi umani e del valore esperto, a fare l'esperienza proprio del bene e del male e delle vite umane, no? E esattamente quello che attraverso la cognizione del dolore e attraverso poi quindi la cognizione del vero, insomma, in qualche modo, Dante arriva alla maturità, più o meno classica, no? Libero, dritto e sano, il tuo arbitrio e te, con Dio te sovra te, corono e mitrio. Ecco, ma qui perché allora questo dubbio? Certo, il timore è di farsi ingannare in qualche senso dall'elemento in qualche modo, insomma, ereticale di Ulisse, no? E dal fatto che per Ulisse è dannato, insomma, in qualche modo. Ma perché allora comunque è un maestro, ecco? E allora da qui viene fuori la questione chi è Beatrice. Va bene, in due parole, solo una piccola battuta sul fatto che i dotti si sono molto disputati su chi sia Beatrice e addirittura Gilson elenca, non so se, ecco, sette diverse identificazioni. Beatrice volta a volta, la sapienza, questo è Bichon. L'impero, l'imperatore, questo è Dante Gabriele Rossetti, la chiesa ideale, questo è Grittmann, il logos, questo è Aru, la donna ideale, questo è Bartoli, e fra questi infine, diciamo, naturalmente poi c'è la teologia, la fede, la sapienza, sono quelli più standard, no? Invece per Perez chi è Beatrice? Beatrice è l'intelletto agente. Dottrina piuttosto peculiare e complessa. Pippo Lomanto non aveva paura della difficoltà, solo che Pippo Lomanto era un fenomenologo nato. Lui colse in quest'idea, in definitiva, la cosa che più ovviamente ci possiamo cogliere, cioè qual è l'origine intuitiva possibile, non importa se reale, possibile, di un concetto che sarebbe altrimenti così astruso come il concetto di intelletto agente, cioè di quella entità che ha Averroè separa, diciamo, dall'intelletto passivo in modo da separare, diciamo, la capacità in atto di esercitare l'intelligenza e da renderla in qualche modo dipendente da una partecipazione a un divino che si esaurisce con la vita umana e per cui finisce ad essere una virtuale negazione dell'immortalità dell'anima. Ecco, è chiaro, Dante qui comincia ad avere paura, lui che seguendo Cavalcanti e altri aveva delle forti simpatie averroiste. E allora però trova un'altra via, la vedremo. Ma vediamo prima come possiamo interpretare l'intelletto agente. Ma insomma, abbiamo parlato fino adesso del maestro, ma che cos'è la professione dell'insegnante se non il servizio quotidiano dell'intelletto agente? È il servizio, diciamo così, di quella, come posso dire, di quella luce che può risvegliare l'intelletto passivo della classe morta e può riportare, diciamo, ciascuno alla possibilità, ecco, anche qui, diciamo, la scelta tra il bene e il male, tu hai detto conosce il bene e il male, ma no che non lo conosciamo, questo è il punto, no che non lo conosciamo, cioè il punto è tutto qui, che siccome non lo conosciamo e non lo si può insegnare una volta per tutte, allora il punto fondamentale è quello di svegliare ciascuno alla sua intelligenza, perché attenzione, non sto dicendo che il bene e il male è questione di volontà, lo decido io, no, alla sua intelligenza, perché di tanto è la nostra capacità di verità di quanto bene possiamo portare al mondo, in un certo senso. Questa è l'idea profondamente anche agostiniana che Dante condivide, no? E quindi, diciamo, l'intelletto agente di Francesco Perez diventa nella lettura di Pippo Lomanto, insomma, il ruolo, diciamo così, del docente. È l'interpretazione di una semplicità cristallina, ma anche di una efficienza fenomenologica straordinaria, perché in definitiva anche il docente è al servizio di qualche cosa che lui ignora cosa sia, perché chiunque ha insegnato sa che su 9 lezioni che vanno male ce n'è una che va bene,
E in cui succede una grazia, succede qualcosa che noi non sappiamo com'è, ma e che accade. Allora, per finire, ma di che cosa ha paura Dante e come si salva? Ecco, si salva così, che vi ricordate tutti i versi su Sigilli, no? Silogizzo. Sì, ma tra nel vico degli leggendo nel vico degli strani, sillogizzò. Ecco, allora Sigeri come lo usa? Sigeri averroista, eccetera. Ma non per in qualche modo sostenere la mortalità dell'anima, bensì un altro concetto che ha al cuore della riflessione di Sigeri, la distinzione tra fede e ragione. E questo è l'altro punto su cui un poco divergo da Filippo, e cioè la dottrina del demonarchia. La dottrina per cui effettivamente questo sole, questa luna, questo papa e questo imperatore hanno in qualche modo ambiti diversi, che quadra benissimo con la concezione, diciamo, paolina e dantesca della fede, sostanzia di cose sperate ed argomento delle non parventi. Cioè non è doxa, non è una specie di conoscenza oscura che però è dogma nel senso di dottrina. È chiaro, lo è anche per Dante, ma il punto è che è sostanzia di cose sperate, cioè è un atteggiamento, è ritrovare la speranza della stessa, quella che ha perduto, no? Ecco, questa è fede. Ragione è altra cosa, perché ragione è, diciamo, la fonte di tutte le istituzioni della Repubblica, eh? Impero per Dante, no? Ecco, e in questa, diciamo, divisione c'è in qualche modo. Sì, la ricongiunzione di Dante a Brunetto è in qualche modo l'approdo del maestro di Humanitas. Mi fermo qua, scusate, anzi. Due cose, poi magari Certo, lasciamo la certo. parola a qualche domanda, se magari chi poi vuole venire qui e salire sul podio. Tralasciando sul bene e il male sarebbe lungo. Io direi, partendo dall'ultima cosa, sì, nel monarchia sono molto d'accordo su questo, ma proprio una battuta. Nel convivio mi stupisce che quel passo decisivo della distinzione che nel monarchia si fa carne. Tanto è vero che alcuni, per esempio, Cicerone, nel testo che si citava, si interrogano su quanto Sigillo sia presente in Dante e quindi in averroismo. Poi bisogna capire cosa sia l'averroismo, ma comunque quanto, diciamo, l'idea di Sigillo e l'averroismo latino sia presente in Dante. E tuttavia nel convivio mi colpisce questa espressione che usa Dante nel terzo e nel quarto trattato, dove dice, ma la ragione è aiutatrice, aiutatrice della nostra fede. E nel convegno mi pare che la demarcazione non sia così netta, quasi che poi il passaggio si possa costituire. Certo che la fede invera e compie e completa ciò che la ragione fa intravedere, il metafisico fa scorgere l'esigenza di pensare quel qualcosa di metafisico. È tuttavia la fede che te lo offre, te lo fa gustare. Però io intravedo come una sorta, non so se è d'accordo, comunque di distinzione, ma quasi ancora di legatura, che poi nel monarca si spezza. E non a caso quando è il politico entrato in scena, dove poi più spudoratamente mette in campo questa, rispetto agli scolastici, distinzione. E una domanda che mi incuriosiva, sì, l'altra cosa sull'individuale, la commedia come luogo dell'individuale, e questa cosa della virtù quanto la tua virtù che poi è applicata. Possiamo dire che di fatto la commedia è così individuale che è il luogo della salvezza di Dante? Mi spiego. Il De Sanctis mi stupisce quando dice: ma la commedia in fondo è uno più compiuto degli altri, ma di quei viaggi nell'anima e dell'anima, dove tu compi il viaggio dentro di te per riscoprire l'uomo che hai perso. In fondo Dante si perde, siamo nel 302, subisce l'esilio, si perde, è lì che si smarrisce, no? Il commentatore, la tragedia di quella, tutto ciò in cui ha creduto sparito, è perso. E allora non è il viaggio per riscoprire l'uomo, cioè ma come faccio a essere felice? E allora faccio un viaggio nel basso fondo dell'anima, l'inferno, fino all'altezza sublime, il toccare Dio, per capire cosa faccia consistere l'uomo. E questo, così la domanda si articola, mi ricorda molto Agostino, visto che ne parlavamo,
Quando in Agostino tutto sommato scrive quel testo, le confessioni, e scrive le confessioni, chiaro, perché quello sia l'atto di lode a Dio, lo dice nel decimo, un atto di lode, confessare quella liberazione avvenuta, e perché l'altro impara e venga educato, ma in definitiva lui si confessa per imparare se stesso e scoprirsi e trovarsi, cercarsi e trovarsi per poi cercarsi ancora e non trovarsi e ricercarsi e così all'infinito, il viaggio infinito nell'anima. E mi ricorda un po' questo, no? La commedia, in fondo, una confessione, la confessione di Dante che si è perso, tutto è andato perso e ha bisogno di capire cosa rende l'uomo felice. Allora deve iniziare un viaggio in sé, nell'anima, e lo mette in scena. Talmente impossibile dirlo che è solo possibile figurarlo. Quasi platonicamente evoca delle immagini, viaggia tra le immagini per capirsi. Certo, però appunto se stiamo a quel tentativo di spiegazione che ho dato dell'eternarsi, questo è. Nel senso che sì, è vero il viaggio in sé, ma in realtà nulla è più, come dire, carico di mondo, di cose, di eventi, di storia, di fatti, che le confessioni e la Divina Commedia. E quindi diciamo, non è una ricerca alla Husserl intorno a questo delirio, delirio puro, no, è il trovarsi solo in quanto, diciamo, risposta a ciò che il mondo ti mostra, ma non al contingente, ma al significato di quel contingente. E questa è la Divina Commedia. E questo è l'uomo che si eterna, cioè che in ogni punto della vita quotidiana, tutti questi incontri fiorentini e altri, trova la via verso l'idea, ecco, che spesso è un po' arbitraria, certo è Dante, ma insomma, in idea è l'idea. Ecco, e in questo senso allora il carattere anche profondamente, sì, cognitivo, ma cognitivo non soltanto di sé, o di sé in quanto, ecco, punto di visione e percezione, monade se vogliamo, che riflette il mondo intero. Ecco. Allora, Grazie, io direi domande, così ampliamo il dialogo. Prego, qui. Grazie mille, intanto, buonasera. Io volevo proporre un'altra provocazione di quelle che tante sono state lanciate, insomma, stasera. Prima a cena in refettorio con le altre matricole del collegio, ho posto appunto la seguente questione. Siamo su una rupe e ci sono due maestri. Un maestro che è estremamente consapevole, estremamente preparato, che ha una grande conoscenza, ma è molto poco umano. E invece dall'altra parte abbiamo un maestro che è meno competente, però molto umano. Ecco, dobbiamo buttarne giù per forza uno. Quale scegliamo? Ecco, è un gioco, è forse anche un po' banale, però sotto c'è una domanda, cioè l'insegnamento e quindi la magia e la possibilità del risveglio di cui abbiamo parlato stasera, dove passa? Passa attraverso la conoscenza o attraverso la relazione? Grazie. Mi sembra che già la domanda suggerisca la risposta. Eppure, io credo che un maestro competente, che non è capace di far passare la sua competenza in vita, che non è capace di in qualche modo far sentire, vedere, cinesteticamente provare, le direzioni di senso, non è un buon maestro di humanitas. Quindi, cosa vuol dire competenza in quel caso?
Io credo che voglia dire anche un po' performance e quindi anche humanitas, perché performare significa agire e interagire, relazionarsi, credo. Insomma, comunque se avessi conosciuto Pippo Romanto era la risposta offerta su fisica, sì, questa vitalità, che, ecco, questo è l'altro punto che volevo dire però, che non deborda di sé, ecco, questo è il punto, sono maestri umanissimi, bravissimi, che sanno far di tutto, perfino suonare la tromba, oppure fare questo e quest'altro, sono veramente bravissimi, però spesso debordano loro, invece di tirarsi indietro e lasciare che lo studente in qualche modo esista. Ecco, allora anche qui è un altro rischio, no? Perché l'eccesso di vitalità è pericoloso in questo senso. Chissà, difficilissimo. Io credo che sia il mestiere più assolutamente difficile del mondo, tra più o meno, veramente più difficile. Qualche altra domanda? Professionale, ecco. Maestro di nuovo no. Comunque, se anche Ulisse è un maestro, questi due finiscono tutti e due all'inferno. Però il fatto che finiscano all'inferno è accidente o in qualche modo è sostanziale? Cioè, viene il sospetto che il maestro, ci voglia una specie di sacrificio del maestro e che vada cacciato all'inferno alla fine, o no? Come dire, andare a quel paese. In questo senso avrebbe esaurito la sua funzione perfettamente. Io penso però sia qualcosa di più di profondo in questa domanda, perché insomma la grande paura che alla fine Dante sembra avere di essere troppo affascinato da Ulisse, no? E d'altra parte questa sua riflessione rispetto a, perché pare quanto è entrato, sapete sicuramente più di me, che l'unito latino sodomita lo dice Dante per la prima volta, non lo dice nessun altro, una vera carognata, scusate, per i tempi, no? Non lo so, non so se saprei rispondere a questa domanda, c'è qualcosa di, come in tutte le grandi opere dei geni, no? Una sorta di coincidenza oppositorum che io ritengo come del sacro in filosofia pura, perché sono contro la dialettica, ma che invece è la risorsa della tanta poesia, perché se non ci fosse questa basterebbe il filosofo. Invece ho parlato con una caduta maestra di Humanities. Qualche altro intervento? Allora, visto che siamo perfettamente in tempo, io direi che se non ci sono altre domande chiudiamo. È stata una bellissima conversazione, molto ricca. Come ricordavo, Sardo poi verrà caricato comunque sul canale YouTube di Convivio, quindi chi vorrà potrà tornare a vederla e ascoltarla con calma. E che dire se non che speriamo di averla ancora qui tra noi in un'altra occasione, a presto. Nella mia città natale, ti do la parola.